Benvenuti nello straordinario circo digitale. Mi chiamo Kane, sono il tuo direttore di circo. Sono qui per mostrarti l'avventario più spavorditivo, mozzafiato e strabiliante su cui tu abbia mai posato gli occhi. Non è vero, Bubble? Esatto, Kane. Non vedo l'ora di vedere cosa stai preparando per oggi. Bene, non perdiamo altro tempo. Andiamo subito nello spettacolo. Kane, questo è uno dei tuoi NPC o è un nuovo idiota? Perché se si tratta di un nuovo personaggio, dovremmo rifare la sigla. Non lo farò di nuovo. Oddio, sembra che un nuovo umano sia entrato in questo legno! Come faccio a togliermi questo... le cuffie? Continua ad afferrarlo, ha funzionato per tutti noi. Cosa sta succedendo? Mi sono messa delle cuffie strane. E ora sono... qui? Chi siete voi, gente? Perché non posso toglierlo? Dove sono? Cerchiamo solo di calmarci. Andrà tutto bene, cose nuove. Ci siamo passati tutti, devi solo concentrarti sull'uomo. Ma che cosa sta succedendo? No, mia cara, non possiamo parlare con quel linguaggio volgare da queste parti. Lo straordinario circo digitale è un luogo adatto a tutte le età. Tu, amica mia, sei incampata in un incredibile mondo di meraviglie dove tutto può succedere. Tranne che per le parolacce. Oh mio Dio. Beh, come faccio, sai, ad andarmene? Beh, non spaventarti o qualcosa del genere, ma... non esattamente. Non puoi. Che? Sta zitto, Jax. Ma sì, hai ragione. Benvenuto nella tua nuova casa. E nel tuo nuovo corpo. Nuova casa? Che intendi? Ragazzi, non siate cattivi. Siamo bloccati qui da anni. Si dice che il vecchio Kinger sia qui da più tempo di tutti. Qualcuno ha detto qualcosa su una collezione di insetti? Ecco perché, pazzo. Ok, ora capisco. Questo è un sogno e dovrei stare a gioco finché non mi sveglio. Giusta? Quello che ti pare, ragazza. Hanno rotto la mia maschera della commedia! Allora, Kane, abbiamo una nuova avventura per il principiante o cosa? Vorrei prima far fare al nostro nuovo membro un giro nel parco del circo! Si parte! Qui abbiamo la tenda! Qui è dove stavano i tuoi alloggi, così come ogni altra sorta di attività. Queste attività possono includere... vasche di palline, mini golf e altro ancora. E qui abbiamo i parchi. Annegati nel lago digitale o partecipa a una cavalcata al carnevale digitale. Notte, giorno, va tutto bene. Ma voi la scelta, un buffet cosmico. È tutto quello che c'è? Ovviamente no. Questo è il vuoto. Non ci avventuriamo nel vuoto. Nemmeno io so cosa c'è là fuori. Noi restiamo proprio qui, dove io posso tenere le mie centinaia di occhi vedenti su di te. Ciao Kane, io ti amo. Usciamo di qui prima che la luna diventi vivace. Aspetta, cos'è quello? Wow, fai pulizia nel corridoio, tu? È mio, boss! Perché sei così? Aspetta! Era quella una porta di uscita? È un modo per andarsene? Quale uscita? Se ci fosse un modo per andarsene, ce ne saremmo già andati. Sì, di cosa stai parlando? Oh, io, ti assicuro che non esiste nessuna porta magica. Probabilmente stai solo vivendo una delle allucinazioni digitali. Dalla transizione della tua mente al piano digitale. Ma io giuro che ho visto... allucinazioni digitali! Kennedy, ci sapremo di qualcos'altro! Come il tuo nome? Il mio nome? Il mio nome è... Oh! Oddio!
Perché non riesco a ricordare il mio nome? Nessuno può ricordare il suo nome una volta che entra nel circo digitale. Una delle cose su cui io non ho il controllo sono le vostre menti. Quindi posso aiutarti soltanto dandotene uno nuovo. Qual è il mio nome? Non preoccupare la tua piccola testa. Il tuo nuovo nome può essere tutto. Cosa stai pensando? Non mi interessa, scegli qualsiasi cosa. Vediamo! Che ne pensi di Xedet? Non... Giusto, terribile, vediamo un altro! Che ne pensi di Pony? Certo, penso solo che devo... Gazzuzza, hai ragione, Jax! Dobbiamo avere una nuova avventura per il nostro nuovo membro, Pomni! L'ha detto tipo 5 minuti fa. Tu! Ti piace l'avventura? Attività meravigliosa? Pericolo? Orrore, dolore, sofferenza, agonia, morte, malattia, morte, porta di cibo angelico? Parassita! Io veramente... Dato che sei nuova da queste parti, la renderemo una semplice avventura interna per farti capire come funzionano le cose da queste parti. Che cosa? Oh no, non vuoi un'avventura interna. Non preoccuparti, Zubo, lo renderò qualcosa di discreto in cui potrai comunque scegliere di non lasciarti coinvolgere. L'avventura di oggi è... Cattura i Cloink! Esatto, l'intero tendone del circo sarà infestato dai Cloinks! E dovrei catturarli tutti! Che cosa sono? Sono felice che tu l'abbia chiesto, Bubble! Sono piccoli! Che cosa fanno? Sono... Come fanno? I Cloinks sono piccole creature dispettose che rubano qualsiasi cosa in cui si imbattono. Perché questi hash brown umanoidi fanno questo? Come fermarli? Questo sta a te scoprirlo. Ora buona fortuna e buon divertimento, mia piccola superstar. Cosa significava tutto ciò? Oh, questa è solo una delle piccole avventure di Kane. Sono qualcosa di divertente da fare, sai... Per impedirci di impazzire. Parla per te, se qualcuno ha bisogno di me, allora fateli. Oh, oddio, aiuto, aiuto. Oh no, hanno ucciso Zubal. Comunque ragazzi, volete qualcosa da mangiare? Oh, aspetta, dovremmo andare a vedere Cosmo. Sono sicura vi piacerebbe Pomni. La mia fortezza è impenetrabile. Vuoi venire con me a vedere Cosmo? No, non veramente. Penso che Cosmo sia impazzito. L'ultima volta che ho parlato con lui stava divagando all'infinito su qualche via d'uscita. Un po' come te, Pomni. Anche tu potresti impazzire. Oh, aspetta, ma non significa forse che un'uscita esiste? Potrebbe anche significare che hai iniziato a perdere la testa. Aspetta, il Beelzebub! Beh, penso che mi piacerebbe chiederglielo. Se fosse reale, cosa che non è, perché è un sogno. Pensa ancora che sia un sogno. Perché mi stai guardando in quel modo? Mi va bene fare qualsiasi cosa, purché possa vedere cose divertenti accadere alle persone. Ok, ne ho già abbastanza di queste cose. Tu, io, Pomni, andremo a controllare Cosmo. Il che lascia il pianicolone e Uha insieme per occuparsi della situazione di Zubal. Pensi che abbinarli sia una buona idea? Certo che lo penso. Sono i due personaggi più mentalmente stabili e capaci di accoppiare insieme. Forza, signore, andiamo a molestare Clown. La mia maschera della commedia è rotta di nuovo. Ah! Oh! Gengo, mi hai spaventato. Quindi è qui dove viviamo tutti, o meglio dove dormiamo tutti le notte. Anche se non abbiamo davvero bisogno di dormire, a volte è bello prendersi una cosa da tutto e avere un po' di routine, sai? Sono sicura che ce ne sarà una anche per... Oh, guarda, ce n'è già una. Io ancora non capisco. Per quanto riguarda le avventure, perché affrontarle? Perché non provare a trovare un modo per andarsene? Beh, di solito lo facciamo. Quando arriviamo la prima volta, ma dopo un po' inizi a capire che non puoi davvero andartene e inseguire costantemente un obiettivo irraggiungibile. Inizierà a farti impazzire e alla fine arriva a chiederti quale sia lo scopo di qualsiasi cosa e perdi completamente di vista chi sei, perché sei viva. Quando raggiungi il punto di rottura però può succedere qualcosa di davvero terribile. Ma non è qualcosa di cui dobbiamo occuparci oggi? Soprattutto le avventure ci danno qualcosa da fare e mantenere la nostra mente sana e stimolata.
Grazie al cielo, sono un sogno, vero Pomni? Perché siamo qui? Che stiamo facendo ancora? Stiamo andando a trovare un nostro amico. Forse non è la sua stanza? Spero che stia bene. Non preoccuparti, Dollface, ho la chiave della stanza. Cosa? Aspetta, perché tu non dovresti avere le chiavi della stanza di nessuno? Nah, ho le chiavi di tutti e state tutti bene. A proposito, potrei aver lasciato qualcosa nella tua stanza. Fammi sapere se la trovi. Non hai paura dei mille piedi, vero? Jax, quella è la mia unica paura. Perché dovresti farlo? No, potrebbe essere una domanda del tutto estranea. Non lo saprei mai finché non sarà tardi. Oh, stavo cercando proprio questo. Grazie per averlo tenuto d'occhio, Kofi. Ciao, ci vediamo. Oh, Cosmo, è diventato astratto, ma va bene. Cos'è quello? Ok, potrebbe essere quella cosa terribile di cui ti parlavo prima. Quando raggiungi il tuo punto di rottura. Ok, forse possiamo ancora sistemarlo se chiamiamo Kane. E Cosmo, ascolta, so che non siamo sempre andati d'accordo con me quando mi eri provato appena aver finito di ridere le tue battute. Lo giuro, pensavo davvero che fossero divertenti, stavo solo passando una brutta giornata. Penso che possiamo trovare aiuto. Aiuto, qui, capisci, non sei. Però io... Mi dispiace. Non so cosa sto guardando qui. Abbiamo visto un Goink prendere una parte di Zubol qui dentro, ricordi? Oh, grazie per il riassunto. Cavolo, non siamo molto bravi in queste cose, vero? Come va? Ragazzi? Jax! Abbiamo trovato il buco di Zubol! Figo. Come sta, Cosmo? Spero non sia ancora arrabbiato per non avere visto le sue battute. Lui sta molto bene. Infatti, non l'ho mai visto così felice prima. Oh, beh, è bello sapere che non ha completamente perso la testa. Sai, infatti mi ha chiesto di darvi questa. Oh! Cio di insetti? Penso sia un nido. Ehi? Vagato? Era quello suo nome, giusto? Ehi, ascolta. Io non volevo lasciarti in quel modo dietro. Io semplicemente... Guarda la mia mano. Tipo, non sapevo che fare. Ok, lo devi fare ora e trovare Kane. Lui è io, te la e canto. Ok, ma dove posso trovarlo? Io veramente non posso. Devi in giro sento. Ok, lo prenderò io. Tu resta lì, non che tu possa davvero muoverti o qualcosa del genere. Resisti, torna subito, te lo prometto. Oh, che... Mi dispiace.
molto possibile. Oh, sì, beh, non preoccuparti di quello. Adesso vado a prendere Kane adesso. Kane, ci sei? Abbiamo un problema qui. Osa per assumere presenza nel nido della regina dei Gloins. Oh, è questo quello che sei? Sai, avresti potuto chiedere il mio consenso prima di costringermi a vedere qualcosa di così completamente disgustoso. Che spregevole, un coniglioide che parla in presenza della mia figura reale. Beh, essendo io stesso reale, vorrei chiedere gentilmente se... Oh, guarda! C'è Zubo! Ciao, Zubo! Ah? Aiutatemi, idioti! Un po' scortese, Zubo. Ora non voglio aiutarti. Oh, perdo sempre! Sì. Risa! Oh! King, figli idiotico! Starà bene. Devo nascondermi. Dio, dov'è Kane? Da assortimento di personaggi pittoreschi, non ti rendi conto che tutto deve essere Gloins? Sono Gloins, sarai Gloins, Dio sarà Gloins. Questo è stupido e strano. Beh, ma tu stai ancora guardando? Non sono qui per l'avventura o altro, mi sto solo nascondendo da... Grazie a Dio stai bene. Non hai assistito ad un quiz televisivo lì dentro, vero? Di cosa stai parlando? Che sta succedendo? E Cosmo, non preoccuparti. Cosmo astratto? No, sta bene. Hai ragione, come faremo ad uscire da qui? Ragazzi, laggiù. Le ragazze prima? No, aspetta, perché dovrei dirlo? Aspetta, Pomini non è nemmeno qui. Non era tutta questa cosa per lei? Silenzio, non sento le scale. No.
Oh, Bubble, sai sempre come farmi dire questa esatta frase. Oh, un avviso sul mio Wacky Watch, a quest'ora? Oh no, qualcuno si è avventurato nel vuoto, saranno totalmente rovinati. Eccoti qui. Ora, che diamine è successo qui? Oh, giusto, merito mio. Kane, Kaufmo ha attraversato una sorta di Kaufmosi e si è astratto. Kaufmo astratto? Perché nessuno me l'ha detto? E nella cella più vai. Cavolo, non posso credere che Cosmo si sia reso in quel modo. Senza offesa, Kingel, ma pensavo fosse stato tu il prossimo. Grazie. Immagino che ciò dimostri che non si può fare affidamento su Kingel per nulla. Ma... Devo scusarmi per aver mentito sull'uscita. Sapevo quanto tutti voi avreste desiderato che ce ne fosse una, ma sapete, avevo così tanti problemi a capire cosa mettere nell'altra parte che ho finito per non finirlo. Mai del tutto. E sapete quanto non mi piace mai lasciare che le persone vedano il mio lavoro incompiuto, soprattutto se vi porta nel vuoto. Comunque, sembra che abbiate sconfitto la regina dei Gonk, quindi immagino l'avventura sia finita. La vostra ricompensa è un bacchetto digitale cucinato dal nostro capo chef Bubble. Fatto con tutto l'amore che posso dare legalmente. Sai, io sono molto affamato. Beh, nemmeno mosso un dito. Quindi, posso ancora essere affamato? Beh, non proprio, perché non abbiamo bisogno di mangiare o bere o dormire in questo mondo. Quindi, il cibo digitale qui emana solo la sensazione virtuale di mangiare, senza alcun beneficio nutrizionale. Sì, lascia perdere. Da quando sei un esperto del mondo digitale? Esperto di che? Thank you.